Ciao a tutti e bentornati! Allora, da dove cominciamo? Eh beh, qui ultimamente ci sono stati un bel po' di eventi. E dove? In questa brutta parte malfamata di YouTube. Alcuni passati un po' in sordina, come ad esempio i vari video promossi da Fate dove mostra come si diverte con i suoi amici. Oppure i vlog di Chiara dove racconta di aver cavato via un molare. Vabbè, è lì però... No, c'è da correggersi perché in questo caso c'è un'unica estimatrice Dice, eh, chi è questa estimatrice? beh, la dama <ride> Vabbè, ma lei vive in simbiosi col canale di Chiara, quindi è tutto in piena regola I fatti di cui andiamo a parlare oggi sono principalmente data <ride> <letta> la penna <ride> Sono fatti talmente scottanti che anche la penna si ribella. Quindi dicevamo, i fatti di cui andiamo a parlare oggi sono principalmente due. Le ritrovate e discutissime amicizie di Senz'anima e quello che è successo nell'ultima live di Sandro l'interista. Ora, da dove partiamo? Mm, beh, partiamo da Senz'anima che in queste ultime ore è un po' nell'occhio del ciclone. Beh, perché innanzitutto della stessa storia ha dato tre diverse versioni. Allora, andiamo con la prima versione di Senzanima allora lei non ricordava la derisione che le aveva fatto Fate sull'abuso subito quando lei aveva circa 15 anni a seguito di queste affermazioni degli utenti le hanno fatto notare che circa un mese fa lei stessa in una sua live aveva fatto riferimento velatamente a questa situazione dicendo che Fate aveva fatto delle cose brutte su una situazione sua molto grave e qui nasce la seconda versione di Senzanima e cioè che quando ha parlato in quella live di fatti gravi si riferiva al fatto che Fate si era creata dei fake con il nome o la foto del padre di Senz'anima che è venuto a mancare un bel po' di tempo fa, per poi ribaltare il tutto completamente con quella che è la terza e ultima versione. Ora. Nella terza versione della stessa storia, Senza Anima ha detto che ha finto di non ricordare solamente perché voleva che di questa storia non se ne parlasse più. Beh, possiamo dire tranquillamente che la cosa non ha funzionato perché poi lei stessa si è ritrovata a fare delle live proprio su questo brutto argomento, nonché è diventato argomento di discussione in tutta questa parte di YouTube. Beh, capirete bene che le versioni date sono contrastanti e non collimano assolutamente tra loro e per questo si è beccata alle prime critiche ma non è finita qui perché anche dopo il suo riavvicinamento con Eva c'è stato un gran polverone perché? perché tra le due sono sempre volate parole grosse e a testimonianza di ciò ci sono ancora le live nei loro rispettivi canali quindi ricapitoliamo a oggi Senzanima è tornata amica sia con Faith che con Eva poi nel corso della sua ultima live degli utenti hanno chiesto il suo parere in merito a quello che è successo nell'ultima live di Sandro allora per chi non fosse a conoscenza della faccenda in corso vengo a riassumere brevemente è successo che sabato scorso nel in una live l'ultima di sandro l'interista per caso sono state rivolte delle gravi offese barra diffamazioni nei confronti di fabrizio os e quindi gli utenti chiedevano un parere a senza in merito a queste offese e Senz anima ne è venuta fuori dicendo che lei praticamente il canale di sandro non lo segue da un bel po quindi di questa storia non ne sa nulla e anzi ha aggiunto che secondo lei Fabrizio è in parte responsabile di questa faccenda perché? Perché lui tende molto a provocare per poi fare la vittima. Un parere un po' severo da parte di Senzanima che non trova neanche un senso, dato che in passato lei e Fabrizio sono stati molto amici. E difatti, a seguito di queste affermazioni da parte di Senz'anima, c'è stata una risposta tramite post in community da parte di Fabrizio, in cui si dice sbigottito del comportamento di Senz'anima, dato che lui a lei non ha fatto mai nulla. Ammazza che casino! E adesso passiamo a quello che è il secondo fattaccio che vengo a riassumervi. Allora, come vi ho detto poc'anzi, sabato scorso nel canale di Sandro L'Interista c'è stata una live molto discutibile, in cui per diverse ore è stata preso di mira Fabrizio Oss con minacce e diffamazioni molto gravi. Promotore di tali ingiurie era Baraia con l'ausilio di Sandro e con ospiti in Hangout, Isa di Tutto e Niente ed Eva. Allora partendo dal presupposto che io a oggi non riesco ancora a concepire come delle persone normali riescano a frequentare quel canale perché in quel canale non, ve non viene esposto alcun argomento. Più che altro sono live incentrate sul perculo grave e continuate. Su soggetti presi a caso, live con dei palinsesti fissi, e cioè che le donne sono sempre delle poco di buono, oppure si prendono di mira i ragazzi gay con battute veramente molto squallide. Capirete bene che un episodio così squallido ha suscitato molto clamore e sono stati tantissimi gli youtuber che hanno deciso di dare la loro opinione in merito a questa brutta faccenda. Tra i tanti, io vi segnalo la live di Graziella Del Vesco che ha fatto un sunto e un'analisi perfetta di quella che è la situazione attuale del canale di Sandro. Live in cui oggettivamente Graziella è andata in difesa di Fabrizio e soprattutto ha sottolineato il fatto che sicuramente dopo questa sua esposizione si ribeccherà nuovamente gli attacchi di Baraia. Quindi, viva la libertà di opinione e di espressione, alla faccia di questi personaggi che praticamente portano lo schifo su YouTube e poi comunque si risentono se un qualcuno gli va contro dicendo guarda che stai a fare lo schifo! Personaggi che non a caso sono relegati in un piccolo pantano in questa parte di YouTube, sebbene poi facciano di tutto per emergere. E questi erano i due fattacci di cui volevo parlarvi oggi, ma adesso, in conclusione del mio riassuntone, volevo farvi notare che la nostra Chiara è stata messa in ombra da queste due situazioni. Lei, per attirare l'attenzione della sua utenza, è arrivata pure a mostrare il molare che le è stato cavato via, ma nulla. E che cazzo? E che deve fare una povera ragazza per attirare l'attenzione? Strapparsi via un braccio? Vabbè però non è del tutto vero perché c'è stato qualcuno che si è occupato della faccenda e chi è stato è stata la dama nera. Che ha colto al volo questo drama e l'ha fatto subito suo, facendo live su live dove ha analizzato secondo per secondo tutto il vlog di Chiara, meravigliandosi soprattutto del fatto che quando Chiara è venuta fuori dallo studio del, del dentista avesse comunque un modo di parlare molto rilassato e non fosse bloccata dall'anestesia. E quindi è scattata l'ipotesi che quel dente che ha mostrato praticamente non fosse il suo è di chi era ora qualcuno ha ipotizzato potesse essere quello di Davide ma um, io escludo la possibilità anche perché <ride> e perché vabbè facciamoci una domanda e diamoci una risposta ecco allora poi alla fine volevo anche rispondere alla domanda di un utente che mi chiedeva aggiornamenti in merito alla situazione Giuseppe Lotrop Serena allora quello che so io è che praticamente le due strade si sono momentaneamente divise perché? Perché Serena sta caricando nel suo account Instagram le foto di lei con i suoi bambini ha levato via tutte le foto che aveva insieme con Giuseppe mentre Giuseppe nel suo canale sta caricando dei video dove si mostra nel mentre che sta effettuando dei lavori come muratore poi da quello che racconta Giuseppe Lotrop a Milano non può più tornarci e perché credo abbia perso l'appartamento in cui alloggiava con Veronica e sta dormendo attualmente ancora per strada davanti al bar dove spesso fa quei vlog nel vedere questo momentaneo allontanamento della coppia, tanti utenti hanno appoggiato la decisione di, di Serena. Perché dopo l'episodio del fatto che Giuseppolo ha portato Serena a dormire in strada con lui, tanti utenti hanno iniziato a consigliare fermamente a Serena di allontanarsi per almeno un po' di tempo da Giuseppolo, perché nelle condizioni in cui versa attualmente può essere più una zavorra che un aiuto, in quanto Serena ha già una situazione un po' complessa. Relativa ai suoi tre bambini. Quindi, come è giusto che sia, la priorità massima va data a questi bambini. Ecco, e vi ho aggiornato anche sulla situazione Giuseppe Lotrop-Serena. Adesso io vorrei fare un appello: non lasciamo sola la nostra Chiara, andate a vedere la sorte di questo dente. Come lei si è sentita emotivamente quando è andata dal dentista? Come ne è uscita? Da... Vabbè, se non vi frega niente, va bene, uguale. Io per il momento vi saluto. Vi auguro buona continuazione di giornata, vi do appuntamento a quello che sarà il prossimo contenuto, ma nel frattempo che succede tutto questo un bacio a tutti da Gossip.